e benvenuti su questo nuovo video. Io sono Gabriele. Io sono Nadia, insieme a noi come sempre Federico e Ginevra. Federico, dove è andato? Oggi siamo a Sanremo e... eccolo qua. Oggi siamo a Sanremo e vi porteremo a scoprire una Sanremo diversa dal solito, perché oltre a vedere l'Ariston, il famoso teatro del festival, il porto, siamo saliti nella Pigna, il centro storico di Sanremo, il centro medievale, e adesso nello specifico siamo qua vicino al Santuario Madonna della Costa. Quindi saliamo ancora un pochino e siamo arrivati. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella, se vi piace metteteci un like. E adesso si va con la sigla. E allora buongiorno ragazzi da Sanremo. Allora, oggi siamo qua, ci siamo spostati già ieri sera e abbiamo trovato posto in questa zona dedicata ai camper, ampissima, e ieri siamo arrivati, era già strapiena. Siamo arrivati, sarà state le 10:30, veramente piena, e però un posticino l'abbiamo trovato. Adesso stamattina ci siamo svegliati, anzi Nadi con i bimbi ancora sul camper, io sono andato a fare un po' di spesa e così adesso facciamo colazione, ci prepariamo qualcosa per pranzo e poi andiamo insieme a scoprire Sanremo. Noi eravamo già stati a Sanremo in modo un po' più veloce, un po' più frettoloso, lo potete anche trovare in uno scorso nostro video in cui avevamo fatto la ciclabile dei fiori, l'avevamo fatta tutta e quindi eravamo passati anche qua da Sanremo. Vi mettiamo comunque qua sopra il link così potete andare a trovarlo. Adesso io vado sul camper a colazione e poi si parte! Buongiorno, ci siamo spostati a Sanremo. Buongiorno di pioggia! E dato che non siamo tanto distanti al Lidl, abbiamo mandato Gabri in avanscoperta a prenderci le brioche. E il succo di arancia. In questo Lidl non c'è. Sapete che, se voi non sapete, in alcuni Lidl c'è proprio la possibilità di fare la spremuta sul momento. In questo Lidl non c'era, ma ha trovato lo stesso una bottiglia di spremuta fresca. Sei pronto? Ciao, al prossimo video. No, più tardi. Adesso dobbiamo ancora andare a visitare Sanremo. Andiamo? No. Allora ragazzi, siamo sulla ciclabile dei fiori. Perché appunto abbiamo parcheggiato il camper, c'è da fare qualche chilometro per arrivare in centro, però c'è un bellissimo sole, fa molto caldo e c'è Ginny che va a cavallo. E Fede? Va a cavallo. Siamo pronti per pranzo proprio sul mare, abbiamo percorso circa 3 km, ci abbiamo messo un'oretta, siamo in centro, perché qua alle mie spalle vedete c'è il forte. Noi ci mettiamo un po' di piadine e poi continuiamo a scoprire Sanremo.
siamo proprio in centro a Sanremo, questo qui è il Porto Vecchio, di fianco a noi il Forte di Santa Tecla, subito lì dietro passa la pista ciclabile dei Fiori e in questa zona ci sono tantissimi bar e ristoranti che si affacciano direttamente sul Porto Vecchio. Ragazzi, siamo in centro, proprio centrissimo, perché siamo in via Matteotti. Poco più là c'è il teatro Ariston, dove appunto tutti gli anni si fa il Festival della Canzone Italiana. Passeggiamo insieme e andiamo a vedere anche quello. Eccoci ragazzi, siamo nel cuore di Sanremo, questo è il teatro Ariston, dove tra qualche mese, tra poco più di un mese, inizierà il Festival della Canzone Italiana. Infatti durante l'anno è un cinema, ma la sala del festival è già chiusa per allestimento. E allora siamo qua sempre in via Matteotti, sul pavimento ci sono tutte le canzoni e appunto i cantanti che hanno vinto il Festival di Sanremo. Abbiamo trovato anche la famosissima statua di Mike Bongiorno, come vedete c'è la coda per farci la foto. Ragazzi, sono le 16.30 e si è veramente popolata la strada. Eh beh, giustamente, col sole eravamo tutti di là a prendere il sole, ora tanto non c'è più, quindi il giretto in centro ci sta. C'è lo struscio in centro. Negozi, noi abbiamo già fatto merenda, ci siamo portati avanti. Adesso vogliamo andare ancora poco più in là, dove c'è il casinò, vorremmo andare oltre il casinò a visitare la chiesa ortodossa russa. Vediamo se la troviamo aperta. Dai, vediamo. Ah, figa! Ma non è l'ora della sigla. Sei pronto? Andiamo a visitare la chiesa? Ortodossa? Russa? Ci hanno dato la mappa? Sì. Dove andiamo adesso? Boh. Andiamo a vedere la chiesa ortodossa? Dai. Dai, andiamo, vai. Dai. Eccoci qua, siamo arrivati di fronte al casinò di Sanremo. E allora, qua al casinò di Sanremo, tanti anni fa, un po' di anni fa, quando non c'erano i bimbi, io e Nadia eravamo entrati, però adesso ovviamente con i bambini non si può entrare. Poco oltre troviamo la chiesa ortodossa russa, che è la nostra destinazione. Allora, dobbiamo dire che adesso entriamo dentro la chiesa ortodossa russa. Andiamo a visitarla. Ci hanno detto che è molto ricca ed è molto particolare, quindi entriamo. Ragazzi, questa chiesa è stata costruita nel 1913 ed è l'ultima, diciamo, chiesa ortodossa russa che è stata costruita in Italia. Ce ne sono ancora altre in Italia, sono veramente poche, ce n'è, ci ha detto, una a Bari, una a Firenze, quindi sono 4-5 in tutta Italia. Dopo aver visitato la chiesa si può scendere ancora, adesso andiamo a vedere la cripta.
venuti a visitare una chiesa molto caratteristica. Esatto, abbiamo visitato questa chiesa e tra l'altro nella cripta sono custodite le spoglie dei reali del Montenegro. Sì ragazzi, ad oggi in realtà le spoglie dei reali del Montenegro sono ritornate in Montenegro e appunto la signora che c'è alla cassa ci ha anche spiegato un pochino la storia che appunto durante la guerra mondiale loro si sono trasferiti qua, abitavano vicino a Nizza, però comunque venivano spesso qui a Sanremo e hanno deciso di essere sepolti qua. Poi successivamente sono stati riportati in Montenegro. Ragazzi, stiamo ritornando verso il camper. Qua c'è questa bellissima passeggiata sul mare in marmo e Fede sta giocando perché c'è di colori diversi, bianco, nero, rosso, e si sta divertendo parecchio. E allora ragazzi, ci siamo spostati, siamo sempre a Sanremo, come vedete abbiamo parcheggiato qua, un parcheggio con disco orario a 4 ore, ovviamente dalle 8 alle 20, ci siamo spostati perché più vicino al centro, come vedete lì c'è il Luna Park e subito dietro c'è anche il casinò. Siamo qua perché domani mattina così saremo molto più comodi per andare a scoprire la città. Adesso vi saluto ragazzi, buonanotte, ci vediamo tra poco, ciao! Buongiorno ragazzi, siamo ancora a Sanremo e oggi volevamo portarvi a fare una scoperta di, diciamo, Sanremo un po' fuori dal comune. Non vogliamo andare a vedere le solite cose, quindi il teatro Ariston piuttosto che il casinò, le spiagge, ok, ma ci hanno parlato molto bene della Pigna, il centro storico di Sanremo. Adesso siamo via Cavour, saliamo ancora un pochino e sopra dovrebbe esserci anche il santuario Madonna della Costa. Vediamo se li troviamo. Andiamo. Abbiamo già oltrepassato il primo arco, questa è Piazza Nota, questo qua è anche Palazzo Nota dove c'è il Museo Civico e di qua invece troviamo un'altra bella chiesa. Continuiamo ancora perché c'è un altro arco, dovrebbero essercene parecchi prima di arrivare su fino al santuario. Siamo proprio nel cuore della Pigna, che appunto si chiama così, ed è la Sanremo medievale. Guardate che cunicoli, che passaggi stretti. Noi siamo col passeggino, ci sono un sacco di gradini, ma sono belli larghi, quindi speriamo di farcela. Stiamo scoprendo una zona di Sanremo nascosta, noi siamo venuti per tanti anni già qua ma non eravamo mai saliti qui all'interno della Pigna, e tantissime stradine, andiamo. Dobbiamo andare su.
siamo saliti, abbiamo già quasi oltrepassato la Pigna, il centro storico di Sanremo. Qui troviamo la chiesa di San Costanzo, che è questa qua alle mie spalle, e già si inizia a vedere una bella vista sul porto. Ma saliamo ancora perché più su c'è il punto panoramico, proprio dove c'è il santuario Madonna della Costa. Siamo arrivati ai giardini Regina Elena, c'è anche il parco giochi, Fede e Ginny li stanno già testando e c'è già una bellissima vista su tutto Sanremo. Arrivati, dai, un pochino di fatica a piedi, soprattutto col passeggino, ma siamo arrivati, eh? Andiamo a vederlo? Sì. Andiamo.